Oggi vi spiego il verbo to unwind. To unwind, scritto un, un, e dopo scritto come vento, per esempio, no? Wind, solo che si legge unwind. Che spiegazione del cavolo avevo fatto. Vabbè. Moving up and down, side to side, like a roller coaster. Unwind letteralmente vuol dire srotolare qualcosa, svolgere nel senso di srotolare qualcosa. Svolgere un rotolo, si dice in italiano? Magari mi confondo. Comunque, srotolare qualcosa. Però unwind si usa anche per dire rilassarsi. Per esempio, si sente spesso magari nei film I'm going there to unwind after a long day of work. Quindi vado là per rilassarmi, per riposarmi dopo una lunga giornata di lavoro. Per ricordarvelo meglio, no? Al lavoro siete tutti contratti, tutti nervosi, quando andate là vi unwind, vi srotolate, vi aprite, vi rilassate. That hotel is an amazing place to unwind. Quindi quell'hotel è un posto pazzesco per rilassarsi. Esempio perfetto: a glass of wine in the evening helps me, faccio una fatica a dire helps me to unwind after work. Quindi un bicchiere di vino alla sera mi aiuta a rilassarmi dopo il lavoro. Quando parlo così mi sembra di essere un po' Alberto Angela. I'm not coming with you tonight, guys. I'm sorry. I'm just gonna watch a movie and unwind. Quindi mi dispiace, ragazzi, non esco questa sera. Mi guardo semplicemente un film e mi rilasso. Adesso vi saluto e vado ad unwindingarmi sul divano, anche io, dopo aver fatto l'editing di questo video. Va bene?